Eccoci qua con la seconda parte, parte 2. L'avevamo detto che non scappavamo mica noi. Abbiamo ritardato tipo di 2 minuti, ma penso che a voi non frega niente, perché siete ancora lì a stare sulla vostra tastiera. Spero davvero che non ci abbiate con noi perché siamo sempre costantemente in ritardo. Siamo in ritardo. Allora, come promesso, questa seconda parte mettiamo più musica rispetto alla prima. Ne abbiamo messa Sì, soltanto una perché... canzone. La prima non volevamo annoiarvi. Partiamo con la prima canzone di un gruppo britannico, i Led Led Zeppelin. Zeppelin, famosissimi, dico. Famosi. Tipo, è la prima volta che lo ascolti, famosissimi. Sì, va bene. Sto scherzando, spero che li abbia sentiti. No comment, no Non abbiamo comment. dubbi. Sì, no comment. Questa canzone. Oh, un nuovo messaggino, il Il primo. primo, ma che cos'è il Grazie. primo? Va bene, ah, dobbiamo ricordare Pantaleo Cavallà, Pantaleo, non facciamo il cognome perché non si fanno cognomi, ci ha aiutato ad avere i mi piace sulla pagina Facebook. Ora, non si sa se tutti questi 35 mi piace staranno ascoltando la radio, ma comunque, Grazie. grazie, grazie di avermi aiutato a fare lo spam, grazie, quindi... Diciamo che la prossima canzone è l'elogio e il ringraziamento. Ormai, quindi... Ormai. Ormai. Va bene. Quindi questa canzone, What a Lot of Love, tratta dal secondo album, giusto secondo album, Secondo non album. nominavano i loro album, i Led Zeppelin. Cosa Per bella. semplicità si metteva un numero solo per distinguerli dagli altri. Erano molto pigri, devo dire. Sono molto pigri, o erano? No, Erano sono tuttora. Hanno tuttora fatto un concerto live che è stato distribuito in giro per le sale cinematografiche. Quello ad essere morto, se non mi ricordo male, è il batterista. Questo Il batterista è morto per non te lo so dire, va mi coglie alla bene. sprovvista. Nel live che hanno fatto, che è stato qualche annetto fa ormai, non mi ricordo di Tipo, mi preciso, ricordo intorno al 2011, 2010. una roba del genere. Ha suonato alla batteria il figlio del batterista, il Da padre in figlio. padre in figlio, esattamente. Che Comunque, cosa questa bella. canzone, What a Lot of Love, Led Zeppelin 2, 1969. Quindi abbiamo abbassato ancora di più. Sì, stiamo andando Dagli indietro. anni Non si 70 spiega. siamo agli anni 60. Vai. Va bene, andiamo. E vai.
Dopo questa What a lot of love. Meravigliosa. Comunque, ricordiamo a Dani che la puntata si trova qui, cioè se stai ascoltando, perché ha dei problemi a trovare il link. Non è sempre lo stesso che si aggiorna? Sì, è sempre lo stesso che si aggiorna. Che problemi avrà? Ma comunque, come promesso, parliamo un po' di questa canzoncina. Ci scrive qualcuno. Ok, l'ha trovato. C'è Dani. Ecco, c'è Dani, c'è, batte un colpo. Batte un colpo con scritto, ok. E quindi questa canzone. Vabbè, la cosa che dovevo dire in realtà l'ho detto prima. Voi l'avete ascoltata? L'avete apprezzata? Speriamo che l'avete apprezzata. Che davvero le Zeppelin sono una pietra miliare della musica del rock, cioè non solo del rock, di tutta la musica, di tutta la musica, tutta così musica. Grande secondo me è tutta la musica. Sì, Ivan Mastronardo ci manda un Ivan Mastronardo scrive messaggio. Link, e allora facciamo un bel copia incolla e gli mandiamo il link. Oddio, la U perché oddio, la U accentata che si preme per sbaglio ogni volta che si preme invio. Bello, quella là è... l'hanno fatta apposta secondo me per essere premuta per sbaglio. Io sono sicura che è lì per... soltanto per essere premuta per sbaglio. E vai. E quindi io passerei subito alla seconda canzone. Sì. Cambiamo genere, cambiamo anno, cambiamo anche stato. Stato. Quindi passiamo in America. Siamo in America. Trash metal anni 90, oh. Precisamente 93, l'apoteosi del trash. Quindi Megadeth, Symphony of Destruction. Sì. Vai, sì. Ne parliamo dopo. Ne parliamo prima dopo, così almeno risparmiamo un prima po' di tempo. Spero che vi piaccia, ma secondo me, conoscendovi, perché ormai siete tutti, ci conosciamo tutti, non penso che vi piaccia così tanto, ma... ascoltatela, sicuramente l'apprezzerete, speriamo.
dopo Symphony of Destruction dei Megadeth. Fatto apposta per Ivan, che pure ce lo scrive lì. Ma io vi amo. Ma io vi amo tra i cuoricini, come fanno oggi i verigioni, che scrivono tutto tra cuoricini. Dani scrive: mi hai fatto fare una figura di merda. Bene, Daniele, siamo in una radio poco seguita, quindi tanto figura di merda non è, ma in ogni caso. Saranno tre Tre persone. persone, quindi tranquillo. Pantaleo Cavallaro scrive: Marca! Riferendosi a me. Non si capisce Che bene non si capisce cosa bene il significhi. messaggio, infatti, non. Boh. Avevo promesso di parlare un pochino di Destruction, quindi ora ne parlerò. Ne parleremo. Ne Ne parleremo. parleremo. Dunque, Symphony of Destruction, abbiamo detto prima, brano del 1993, scritto da Dave Mustaine, che era chitarrista, nonché frontman poi di Megadeth alla fine, che cacciava tutti quanti dalla band. Sì. Oppure, se non Molto. era la sua band, se ne andava dalla band, come ha fatto con i Un tipo Metallica. molto bel, cioè molto litigoso, se si può dire. Litigioso. Litigioso. Quindi non poteva stare. Appunto, posso dirgli. Pantaleo, vabbè, ha fatto outing. Ha fatto outing, Pantaleo. Bravo! Coraggioso. Coraggioso. Di che cosa parla questa Symphony of Destruction? Praticamente È parla. una cosa molto, molto profonda. E qui bisogna essere un pochino E più quindi seri. parleremo così. C'è un telefono Scusate, che scusate, squilla. scusate, 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 scusate. Ok, benissimo. Figure di merda. Ecco, Pantaleo in confronto, cioè Daniele, in confronto questo è la tua figura di merda, è niente. No, no. Sentire un telefono che squilla alla radio, sinceramente, è qualcosa di orribile. Lasciamo stare. Lasciamo stare, cancellate, cancellate. La prossima volta non vengo proprio se fai questa figura di merda. Comunque. Comunque, Symphony of Destruction avevo promesso di Eh parlarne. sì, È tre volte che parlane! mi E basta, interrompi. parlane! Mi sono scordato pure quello che dovevo dire. Ah sì, Symphony of Destruction, scritto da Dave Mustaine, tipo abbastanza litigioso. Sì. Ha suonato anche con i Metallica per un... No, Ma poi c'è un album andato, poi c'è solo è andato, durato, sì. se non mi sbaglio. Un album solo? Sì. È durato Davvero pure un poco. pochino. Mentre nella sua band, i Megadeth, cacciava tutti quanti a ripetizione. Vai fuori! Fuori dalla band. Symphony of Destruction fa una metaforina che se... Sentivate le liriche, capivate? Cioè che parla, paragona più che altro, le persone, tutta la popolazione mondiale, ai topi guidati dal pifferaio magico. Molto attuale come Pifferaio concetto. magico sarebbe in realtà, un po' tutti i potenti che ci comandano. L'umanità tutta non si accorge minimamente che sta andando allo scatafascio, perché è impegnata a sentire questa specie di melodia Più che ipnotizzante. impegnata e ipnotizzata affatto, cioè proprio assuefatta da Non riesce a questa melodia, non capirlo. riesce a capire che sta accadendo, sta avvenendo. Sta morendo e quindi segue queste belle parole che fanno i grandi politici. E che in questo periodo di elezioni è davvero attuale come concetto. Quindi Parecchio attuale. pensate bene prima di Soprattutto. mettere quella X, eh? Mi Fosse raccomando. significasse soltanto la X. Soprattutto pensate a metterla sta X Ecco, sul infatti, foglio, non no? stare a casa nelle poltrone. No, io Cioè, non voto per protesta. Che significa? io mi danno perché non posso andare a votare, c'è chi spreca La sua. il suo diritto. Ecco, infatti, è anche un dovere, diritto e dovere votare. Due facce della medaglia. Due facce della medaglia. Il voto. Da Vabbè, una faccia sì, c'è il diritto, diritto però. e dovere, vabbè. Un po' inutile come. No, però è parecchio importante perché pa per partecipare alla democrazia si parte dalle piccole Questa cose democrazia come che sta sempre diminuendo il suo fattore democratico, il devo suo dire. fattore democratico, il suo tasso di democrazia. Beh, Tasso di democrazia, sì, si può è dire. difficile esercitare nella democrazia. Noi viviamo in Sicilia, che è un paese, una regione. Regione, 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 regione! regione. L'abbiamo trovata! 5 Da punti. paese stavo passando a nazione e poi a Ma continente. poi alla fine Madonna. il concetto è uguale per tutto, non solo per la Ma Sicilia. noi particolarmente, perché siamo sempre stati un popolo che si è fidato poco dell'invasore. Giusto. Anche perché siamo sempre stati dominati alla fine. O da. Non facciamo lezioni di storia. Siamo Guardiamo. stati dominati da molte culture, quindi Arabi, musulmani, abbiamo il. spagnoli. Sì, infatti, abbiamo il. Troppi. Troppi, troppi.
troppe, quindi abbiamo l'istinto del dubbi, del dubbio, Dubitare. nel dubitare Dubitare. di chi ci governa, E praticamente. quindi ce ne Cioè, ne freghiamo. freghiamo tanto. Io non credo alla politica, non voto perché. Ma no, non è così che funziona, questo è il fatto. Se uno non credere alla politica, innanzitutto non è possibile, perché vuol dire non credere Al proprio futuro. ad un sistema che Civilizzato. ma soprattutto che detta le regole della tua vita. Quindi come puoi non essere interessato alle regole della tua stessa vita? E sai, torni Non da so che ne capo. pensate voi. Cioè, Scrivetecelo, sono ma curioso. scrivete, a posto di scrivere para para pipi figura di merda, scrivete qualcosina in più. Tristera Cusa manda un messaggio e che non riguarda niente, niente, Minimamente. Speravo che minimamente. dicesse qualcosa della politica, invece Invece, zero, e zero. nessuno scrive Mi sa niente. che non vi Sì, interessa. infatti, non vi interessa. No. Chissà, vabbè. Vabbè. Cambiamo argomento, torniamo alla Sì, musica se non torniamo vi alla musica che interessa. sicuramente interesserà. Però dai, scrivete qualcosa. Dai. Vabbè. Dai. Dai. Va bene, va. Segniamoci. È la social generation questa, purtroppo. Mettiamo ora i Testament. I Un Testament. gruppo. Questo sì che è un fondatore del thrash. Questo è trash veramente, quindi godetevelo. Anche se godetevelo.
Ecco, dopo Do or Die The Testament, Potentissimo, potentissimo. potentissimo, molto trash. Allora, durante questa, la riproduzione di questo brano, o di questo pezzo, la chat è stata intasata dal signor Pantaleo, che è stata intasata dalla tastiera, praticamente. E ora chiediamo a Pantaleo Cavallaro di dire ok, basta. E basta. E E spiegarci anche quelle risposte. spiegarci anche perché cosa. Il Motivo? Chissà. motivo per divertimento. Va bene. E la nostra puntata finalmente. Finalmente. Purtroppo sta andando verso la fine. Quindi, per quelli che ci hanno ascoltato, per tutti quelli che hanno commentato, per tutti quelli che ci hanno intasato la chat, per tutti quelli che hanno fatto una figura di merda. Grazie a noi. Diciamo grazie a tutti, è stato bellissimo. Ci sentiremo nella prossima puntata, in cui probabilmente mi dovrete sorbire ancora di Di nuovo, nuovo, una terza volta, ancora anche io, ancora ancora il me, nostro guru della della musica, musica. diciamo, musica orientata al. Metal, sicuramente Ecco. al metal. So che forse, non lo so, vorrei sapere se l'ultima canzone vi è piaciuta, perché se vi è piaciuta, io ne ho 20 milioni di canzoni del genere che mi trattengo No, dal mettere perché dico no, non sono adatte, no, troppo non posso pesanti. metterle. No, poi perdiamo ascolti. Già ne Già abbiamo ne 4, abbiamo ne 4. perdiamo uno. Abbiamo un netping di 214 su 220. Sta aumentando. Questo vuol dire che almeno due ascoltatori se ne sono andati. Quindi ha voglia. Va bene. Pantaleo Cavallaro. Diciamo che ho detto il cognome, mamma mia, perché anche nessuno che c'è scritto il cognome. E Dice, basta, si è sputtanato lui, si è scusate. sputtanato. Volevo provare la resistenza del sito. Allora, il speaker è una cosa enorme, non è che scrivendo parole a caso provi la resistenza del sito. Breve Parentesi. parentesi, ci Parentesi. diamo Chiudiamo le appuntamento alla parentesi. prossima puntata. Quindi alla prossima puntata, grazie di tutto. Da commenti, no, non mi interessa se sono negativi, voglio sapere se vi sono piaciute le canzoni, perché se sì, andiamo sempre su questo. Se sì, degeneriamo, se no, Degeneriamo torniamo un finché. attimo indietro. Se no, magari mettiamo sempre qualcosa di più leggero, perché il trash non è che piace a tutti, compreso me, a me non piace molto. Lo costringo io. Lo costringo Lei mi costringe lui. io. No? Va bene. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. Già l'ho detto per la quinta volta. Devo dire che ci sta un altro grazie a tutti. Ci sentiamo martedì prossimo e vediamo di pubblicare canzoni registrate. Si lavorerà questa settimana, vero Massimo? Speriamo. Speriamo di Speriamo di lavorare. portarvi qualcosa di nuovo. Ecco. Di diverso. Bye bye. Ciao. 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 Ma mi si chiude.